bastava più. Là sentivo marinai che cantavano. Sparare o di arrendermi. Ciao amici, questa mattina 18 novembre siamo qui all'Osservatorio di Sestri, bellissimo, veramente una cosa molto molto bella da visitare in occasione dell'intitolazione della panchina da parte della famiglia e di Sestri Ponente al grande Vittorio Descalzi. Un ricordo velocissimo, io lo voglio dedicare anche a Vittorio Descalzi. Io lo conobbi, a parte che vabbè, si conosceva da 40 anni, però ebbi modo di conoscerlo una quindicina d'anni fa a teatro. Durante un'intervista, in cui ero un po' alle prime armi, ero un po' emozionato. Lui mi mise a mio agio e diventammo amici. E l'ho seguito anche personalmente con l'amico Aldo e compagnia bella. È stata veramente una grande perdita. Faremo un servizio, cercheremo di carpire il più possibile da musicisti, amici e conoscenti, e un ricordo
per tutti quelli che hanno avuto occasione di conoscerlo. Da Carlo Barbero, ciao. Dall'Osservatorio di Sestri Ponente, veramente venite perché merita, merita, merita. Ciao. Noi siamo con Mister Badalone, direte il tuo nome, Chitaio, non è? Ci sei stato una vita, un ricordo. 24 anni, stato insieme, è stata un'emozione, io ho lavorato con tanti artisti, ma quello che ho provato con Vittorio non è che parlare a nessun altro, perché c'era già dall'inizio, avendo lavorato con suo fratello Aldo, c'era già una bella amicizia, che poi è diventata una collaborazione professionale, e chiaramente ha ulteriormente alimentato ma era un collante con tante attività che avevamo sia grazie, cioè tu non sei molto di parola perché sei molto di città, ti ringrazio di tutto. Allora, parlando di Vittorio, siamo con niente di meno che Franco Fasano, cantautore conosciuto a livello mondiale, tutti lo conoscono, un sacco delle cose, un ricordo di Vittorio. Arturo mi ha raccontato la barzelletta più bella, una delle più belle, che adesso mi diventa troppo lunga, poi la raccontare come dire. Eravamo al Cantagiro del 92 e da quel momento abbiamo iniziato a così, anche se non ci frequentavamo spesso, però ogni volta che capitavamo nelle trasmissioni o negli eventi eravamo sempre sullo stesso tempo, e questa bellissima iniziativa è una cosa che è bella, perché se non c'ero mai stato merita, e quindi è molto bello. Poi ero in zona, adesso non vivo più purtroppo ad Alassio, però quando posso vengo in combinazione, e questa settimana ero in zona e mi sono trattenuto e sono proprio contento di essere venuto. Grazie, sei gentilissimo e mille auguri. Grazie, grazie, ciao. In onda, siamo qui all'Osservatorio del Sestri Ponente questa mattina, 18 novembre, per l'intitolazione di una panchina. Siamo qui con l'ideatore e il costruttore della panchina, al grande Vittorio Descalzi, pensando ad Aldebaran. Siamo in alto e pensiamo alla stella. Allora, la panchina tra poco verrà inaugurata e verrà aperta e vista da tutti, però Franco ha, il mio amico Franco Lu Buffarello ha due cosette da far vedere. La bozzetta originale della targa che sarà applicata alla panchina. Bellissima. Questa qui è la caricatura di Aldo. Di Aldo, che fortunatamente è ancora tra di noi, però giustamente. Sì, dato che l'avevo fatta a Vittorio, non volevo. Spero gli faccia piacere. Ecco, alziamo un po' il volume perché purtroppo stamattina operatori sono tutti impegnati, ci dobbiamo arrangiare. Sì. Senti, una difficoltà per aver creato e costruito la panchina? Ma è perché. Col tono alto della voce, sì, perché grazie. Non è una superficie piatta. C'è tutta una serie di righette di queste qua, di legno, che insomma abbiamo dovuto organizzare, diciamo, la stesura del colore per poi gli interventi sulle stelle. Non so se devo, ma è un cielo con le stelle. Assolutamente sì. Inizialmente però gli aveva detto Rinaldo, visto che sono tutti... Rinaldo chi? Quei Rolo, uno dei responsabili. Facciamo sì, i nomi così. Gli aveva almeno detto, guarda che comunque c'è, il cielo è blu e la stella ha dei riflessi rossi,
quindi ah, ho quindi, capito, per il discorso genovano sandoriano, quindi gli ho aggiunto no un malone giallogno per evitare il rosso blu. Poi niente, finita questa realizzazione ti vengono altre idee, ne avrai faremo un altro. Vittorio Descalzi merita molto più di tutto quello che c'è. Assolutamente. Io ringrazio Franco, perché ricordiamo che Franco Buffarello è un grande vignettista, un grande caricaturista a livello europeo, ha fatto un sacco di concorsi e ne ha vinti un sacco, e lo saluto molto caro. Grazie a voi. Ciao Franco. Niente poco di meno che Aldo Descalzi e Michele, tutti gli altri sono ne hanno 31. 31, senti, erano giovani forse. Siamo in mezzo ai sandoriani finalmente. Aldo, non ti dico niente, Vittorio. Sì, Vittorio, cosa vogliamo dire? Vabbè, dai, non ti commuovere. No, allora, il discorso è questo. La butto subito sul polemico, così mi tolgo subito il dente. So che c'è stata una, non so come si chiamano, per fare una strada a mio fratello. Non so, ci vogliono, sai che ci vogliono 10 anni, per carità di Dio. Poi abbiamo cercato di fare delle cose, sempre a livello istituzionale, parlo locale, ma non c'è trippa. Non so, probabilmente non c'è proprio trippa in assoluto, ma nessuno l'ha chiesto. Allora, questa era un'iniziativa del consigliere, quindi, per conoscere Federico Giacobbe, onore a lui. Abbiamo girato, alla fine qualcuno di qua ha detto: ma non volete mica farlo da noi? Quindi è un'iniziativa, lo dico, pubblica, come vedi, ma assolutamente privata, nel senso che l'abbiamo organizzata noi. Bellissimo. Poi abbiamo trovato chi ci ha dipinto la panchina, Franco Buffarello, abbiamo trovato amici, adesso ti faremo due note, ma non è grave, c'è di peggio nel mondo. E poi guarda che bello, ci sono gli amici, cosa vuoi di più? Vabbè, io non ti chiedo un ricordo di tuo fratello, perché non c'è neanche bisogno. Michele, un ricordo veloce di Vittorio Descalzi, uno dei 150.000 che... Allora, io ho avuto l'onore a un certo momento, già riconoscevo i Trolls dalla vita, ma poi ho avuto l'onore, quando loro hanno aperto lo studio G, di produrre i trilli, e quindi ero lì di casa praticamente per parecchi anni. E niente, lui scriveva le canzoni, le Vittorio anche, qualche volta suonava anche la chitarra per i trilli, Gesena, per esempio, e niente, si è nata una grande amicizia, e manca a tutti noi, perché soprattutto era una persona bravissima sul lavoro, grandissimo artista, e poi come raccontava la ragazza, no, allora, è una roba, una tradizione di famiglia, perché mio padre era un barzellettiere, e poi noi l'abbiamo portato avanti, io in modo modesto, ma lui era a tavola, aspettava, poi aveva questo, i tempi teatrali, aspettava il momento giusto, benissimo, io vi ringrazio e non vediamo l'ora di vedere questa bellissima cosa. No, poi volevo aggiungere una cosa, a proposito delle barzellette, a un certo momento, quando eravamo a Roma, succedeva che ci vedevamo a mangiare, quando loro andavano a Hotel Fleming, e noi sapevamo già tutte queste barzellette che ci avevano raccontate. Quando c'erano degli estranei, raccontavamo le stesse barzellette, ma le sbagliavamo tutte, e ridevamo, e gli altri non capivano, no? Però dopo due o tre volte cominciavano a ridere anche loro per non sentirsi, e noi ridevamo ancora al doppio, perché dicevo: sentire, ho sbagliato tutto. Senti, aggiungo un endorsement, un endorsement anch'io, questo va bene, mio fratello, va bene che faremo
penso due note, eccetera. Ma questo qui è un posto meraviglioso. Veramente, sì, un osservatorio di Sestri, non ci è sono una roba mai stato. Bello, bello. Spettacolare, non potete immaginare qui dentro che cosa c'è, proiezioni, planetarium, è una roba bellissima che consiglio a tutti. Bellissimo. Volevo dire. Vi ringrazio. Michele, a dove scherzi. Ciao, Carlo. Ciao. Ciao, grazie. Eccoci. Siamo? Franco! Dov'è Fra? Franco! Va fai a fare! Ma che cazzo! Se inventi le robe, ce le portate! Eccolo qua, vieni, in quattro siamo! Prendi di là! Scusa, dove la tiriamo? Abbiamo una targa anche, dobbiamo metterla noi, certo. Dovete decidere dove dove la mettiamo? Non quella non si cascina. Scusate. Qui cosa dice? Sì, mi piace. Sì, mi piace. Sì, va benissimo. Cosa, come fa? Ci mette l'attac? Adesso porta il abitatore. Io sto qui tutto il giorno. Guarda in camera, guarda in camera. Adesso procediamo. Bellissimo. Volevamo che scegliesse. Allora, qui siamo con uno dei musicisti genovesi più impegnati di tutta l'estate. Che lavoro con lui, che quelli che mi hanno detto. Prego, prego. Meno male, però siamo qua per inaugurare una bellissima panchina a del grande. Ma guarda, io diciamo l'anno prima di quello che purtroppo è accaduto, l'ho sentito telefonicamente che ero in corso a Torino, ricordo perfettamente al semaforo, chiamandolo per fargli complimenti per un lavoro discografico che aveva già qualche anno, ma che ritengo veramente uno tra i più belli in assoluto, che è l'album Mandini, un album completamente in lingua genovese. E avevo chiesto appunto a Vittorio se avesse avuto il piacere che io potessi magari estrapolare un paio di brani da inserire poi in un futuro lavoro discografico. Poi purtroppo non sono riuscito a portare avanti questo progetto, ma è prossimo invece proprio un album, parlando anche con Aldo, al quale avevo fatto anche questa confidenza, e quindi ci sarà questa novità. Quindi io prenderò due pezzi dell'album Mandivi e li riproporrò all'interno di un nostro nuovo lavoro discografico con Trilli, un po' quello che già era accaduto in passato con Vittorio e Papà e Pucci. Tu sai benissimo che Vittorio era un autore assolutamente. Trilli, come Aldo e del resto. Quindi sapevo che lui era molto contento di questa mia idea e voglio portarla avanti proprio a maggior ragione dopo la partita, un modo per ricordarlo in qualche maniera nella sua grandezza, nella sua grande maturità professionale che tutti conosciamo. Io ti ringrazio, mi sento gentilissimo, grazie, bravi. Ciao. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima iniziativa sestrese, l'inaugurazione della panchina al grande Vittorio Descalzi. Io spero di essere stato esaudiente, di essere riuscito a carpire a tutti un piccolo ricordo del grande Vittorio Descalzi, sperando, ma sicuramente non succederà, che la città non lo dimentichi. Da Carlo Barbero, ciao, alle prossime. La pace intorno a me non bastava più. Là sentivo marinai che cantavano. Sparare o di arrendermi. Altevarà,
e col suo corpo che vuole vivere. Lei che ha ancora poesie da comprendere.